Nel caso installassimo dei plugin di acustica audio, ci accorgeremmo che nella cartella acustica all'interno di documenti sono presenti i file di installazione dei plugin. Per poter recuperare un po' di spazio in questo momento, come vediamo su questo MacBook ne abbiamo ancora poco, possiamo andare direttamente nella finestra Settings e cliccare sul pulsante Purge. Automaticamente, come vediamo, verranno tolti tutti i file di installazione e cancellati. Abbiamo recuperato ben 30 GB di file di installazione.